Buona domenica, siamo nella chiesa di Santo Spirito a Castelbaronia insieme con l'equipe della pastorale vocazionale. Siamo nel vivo della settimana intensa che stiamo vivendo nella prospettiva della giornata del povero e siamo in cammino in questo sinodo che ormai è prossimo, anche se il 2018 sembra lontano, il sinodo dei giovani per i giovani e con i giovani. Insieme con i responsabili di questo impegno pastorale importante della nostra diocesi vogliamo commentare la parola di Dio di questa 33esima domenica per annum. Ormai siamo prossimi alla conclusione dell'anno liturgico, ma prima ascoltiamo alcune note storiche che ci danno il senso e ci descrivono il luogo in cui oggi viviamo questa nostra riflessione, questa meditazione sulla parola di Dio. La Chiesa Santo Spirito di Castelbaronia presenta ancora oggi l'originario impianto architettonico barocco, slanciato ed elegante, costituito da una sola navata voltata a botte e decorata con stucchi e cornici. È documentata come già esistente nel 1623, quando si cominciò la costruzione dell'annesso convento francescano commissionato dalla famiglia De Ponte, feudatari del luogo. Nel XVII secolo venne arricchita da manufatti artistici di gran pregio, frutto di donazioni, committenze o lavorazioni dei frati medesimi, come l'artistico altare maggiore e gli armadi reliquiari in legno scolpito, dipinto e dorato. È una gran copia di reliquiari che si può ipotizzare siano produzione di una bottega d'arte nata all'interno dell'Ordine dei Minori Francescani della provincia meridionale, aggiornata sui canoni affermatisi nella capitale del regno nel corso della transizione dal naturalismo al barocco e dal barocco al rococò, ancorché per alcuni versi attardata su stilemi precedenti. La lipsanoteca comprende una serie di reliquiari di forme diverse, ottagonali, rettangolari, a fiore, a palma, ad urna, a festone, e 8 busti di scuola napoletana ascrivibili alle botteghe di Giuseppe Fiorillo e Domenico Di Nardo. Sono inoltre esposti una serie di dipinti ad olio su tela e statue raffiguranti santi francescani, ordine presente nel convento sino alla soppressione postunitaria del 1867, quando fu stabilita la definitiva chiusura dell'intera struttura, in applicazione della legge 17 febbraio 1861, decretata da Pasquale Stanislao Mancini, uno dei più illustri uomini di Castelbaronia. Dopo aver ascoltato questa bella descrizione puntuale della chiesa francescana di Santo Spirito in Castelbaronia, che con le sue bellezze artistiche e la sua storia ci aiuta meglio a contestualizzare, a offrire proprio uno scrigno nel quale ascoltare la parola di Dio di questa domenica. Ascoltiamo tra un attimo il Vangelo di Matteo. Proclama la pagina sacra Don Gerardo, che è il responsabile, il referente diocesano per la pastorale vocazionale. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli, ne guadagnò altri 5. Così anche quello che aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui che invece aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno, vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti,
ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura, sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Togliete dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Cari amici, la parabola che abbiamo ascoltato, questo brano denso dell'Evangelista Matteo, ci parla appunto in forma parabolica, quindi prendendo un esempio dalla vita, di talenti. Un'espressione forse a noi un po' desueta, anche se noi applichiamo questo termine a tutt'altra cosa, ma Gesù incastona come una gemma preziosa questo suo annuncio, questa sua testimonianza che è il Vangelo, proprio in questo cammino verso il giudizio finale. E il brano è situato tra la parabola delle vergini sagge e stolte che abbiamo ascoltato, è stata proclamata domenica scorsa, al grande affresco del giudizio finale che sarà proclamato l'ultima domenica dell'anno liturgico, la festa di Cristo Re. Ed è un brano che mostra un padrone, che è il Signore. È un desiderio ancora più vivo del Signore di comunicare con noi qualcosa che Lui possiede di ricco, di abbondante, quei doni straordinari che ognuno di noi riceve e che sono elargiti a noi in proporzione alle nostre capacità, alle nostre possibilità. Anche l'unico talento che riceve l'ultimo servo, il servo non fedele, un servo pigro, che ha timore e ha paura di rendere conto al Signore che torna quello che gli è stato consegnato, è nella misura davvero abbondante. Il talento era una misura, diremmo noi, economica, un modo di calcolare una ricchezza, un peso, un denaro davvero consistente. Ebbene, questo Signore, questo padrone, lo consegna con amore, lo consegna, direi, con grande desiderio che chi riceve questo dono, come ognuno di noi deve saperlo mettere a frutto, vuole che noi sappiamo quindi spenderci nella nostra vita in un servizio amorevole, autentico, sincero verso gli altri, perché questo servizio verso gli altri possa essere la ragione, il fondamento di quella speranza, di quell'amore che Dio ci manifesta e ci consegna. Ebbene, al ritorno di questo Signore che torna da un viaggio lontano e chiede conto di quello che lui ha consegnato, a chi 5, a chi 2, a chi 1, si tirano un po' le somme di quello che è accaduto. I primi 2 servi sono stati davvero intelligenti, sono stati servi buoni e fedeli, che hanno saputo mettere a frutto il poco in attesa di ricevere poi il premio eterno, quel dono grande che è sull'orizzonte della nostra vita, entrare in una relazione definitiva, piena, autentica, reale con il Signore, che vuole da parte nostra l'impegno, la testimonianza,
abbiamo detto il servizio. L'altro servo non ha fiducia nel Signore, ha paura di questo Signore che gli ha consegnato tutto quello che lui era in grado di mettere a frutto, che non ha avuto nessuna remora di dargli questo talento, che ha un valore grande, è una possibilità grande. Direbbe l'Apostolo Paolo, sono i carismi che il Signore elargisce attraverso lo Spirito. Siamo in questa Chiesa dedicata proprio allo Spirito Santo, quei doni grandi che il Signore fa a ciascuno di noi e che ognuno di noi deve saper far fruttificare. Allora anche il contesto di questo nostro appuntamento, di questa nostra riflessione, questo incontro con i referenti della pastorale vocazionale ci chiede e chiede soprattutto a voi giovani, in quest'anno importante, in questo cammino verso il Sinodo, in questo impegno d'amore e di carità che viviamo in questa settimana, di rispondere a questo dono grande e straordinario del Padre, perché il Signore, il Padrone, è un Padre. Vuole da parte nostra che riusciamo a far fruttificare, a mettere appunto a frutto quello che Lui ci ha consegnato, non come questo ultimo servo, che è una storia davvero tragica, nel senso che non è riuscito a comprendere il valore di quello che il Padre gli ha dato. Gli ha dato un'opportunità, gli ha dato la vita, gli ha dato un dono grande, questo talento, questa, diremmo noi, questa risorsa da mettere al servizio degli altri. Eppure ha avuto paura, l'ha sotterrata, come capita nella nostra vita. Quello che abbiamo o lo teniamo stretto per noi o addirittura impediamo agli altri di accedere alla nostra vita, di far fluire un'amicizia vera, di far crescere nelle nostre relazioni dialogo, amicizia, di comunicare quello che noi siamo, la fede che abbiamo ricevuto in dono. E la fede, cari amici, la si accresce condividendola, non avendo paura, non rinserrandoci in noi stessi, non oscurando la nostra relazione con gli altri, perché oscurando il nostro rapporto con gli altri oscuriamo il nostro rapporto con Dio. Essere vigilanti come queste vergini sagge, essere produttivi nell'amore come questi due servi che hanno saputo spendere quello che il Signore gli ha dato per gli altri, investendolo anche per se stessi, ed essere protesi verso questo giudizio finale che è sull'orizzonte, ma è già una realtà che appartiene alla nostra vita, perché quello che noi facciamo per gli altri lo abbiamo fatto per noi e per Gesù. Accoglierci, amarci, condividere, visitarci, stare insieme, scegliere il nostro stato di vita, dare il senso alla nostra vita, capire qual è la nostra vocazione, dà uno slancio, un'energia, una risorsa nuova ai nostri anni, al tempo della nostra vita. Quindi abbiamo anche noi questo coraggio di investire, di trafficare nel senso bello della parola questi doni che il Signore ci ha dato, per entrare nella sua amicizia, per essere stabilmente con lui, per non essere esclusi, autoescludendoci da questo amore e da questo rapporto. Siamo insomma servi, coloro capaci di servire per amore, fedeli e buoni, che condividono quello che Dio ha dato per se stessi con gli altri. Buona domenica a tutti. Buona domenica a tutti. Allora, lo so che avete fatto qualche esperienza. Ci potete raccontare su qualche cosa? Allora, buona domenica a tutti. Quest'anno abbiamo vissuto un'esperienza molto bella e formativa degli esercizi, e un'esperienza che consiglio a tutti i giovani, perché è un'esperienza formativa e un'esperienza, cioè, che ci aiuta a crescere, e dove io sono arrivato,
cioè con tante domande, e durante l'esercizio ho avuto modo di ricevere delle risposte. E per questa esperienza ringrazio il Vescovo e il gruppo pastorale vocazionale. Per me è stata la prima esperienza, questa degli esercizi, è stata un'esperienza molto forte e di fatto io non dovevo andarci, ma gli eventi sono cambiati, quindi vuol dire che io agli esercizi dovevo esserci. Io dico ai giovani di non avere paura di andare, di fare queste esperienze, perché cambiano la vita. Ciò che mi ha colpito è stata anche l'adorazione notturna, non l'avevo mai fatta, è qualcosa che lascia il segno. Poi essere lì vicino a San Francesco, ai luoghi santi, è ancora più bello. Quindi ragazzi, fate esperienza, fate esercizi. Grazie. Abbiamo ascoltato due belle esperienze, due testimonianze di Andrea e di Paola, che hanno vissuto proprio con il centro della pastorale vocazionale quest'estate gli esercizi spirituali per giovani ad Assisi, ed è molto bello, è un segno di un'attenzione non solo della diocesi e della pastorale verso le nuove generazioni, ma anche un desiderio che i giovani possano davvero incontrare il Signore. E questa, potremmo dire, è il senso anche di tutta la parabola dei talenti: incontrare il Signore che ci dona delle possibilità, delle opportunità, ci dona appunto dei carismi, delle qualità che dobbiamo far fruttificare. Non dobbiamo aver timore, dobbiamo metterci in gioco, avere passione per la vita e passione per gli altri. Con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica, soprattutto un saluto a tutte le persone anziane, agli ammalati, soprattutto a voi giovani che avrete la possibilità di seguire questa nostra trasmissione. Concludiamo con una bella preghiera proprio per il sinodo che celebreremo nel 2018 come Chiesa Universale, proprio per i giovani e con i giovani, con tutti i giovani. Grazie e alla prossima. O Gesù, divino pastore, che hai chiamato gli apostoli per farne pescatori di uomini, attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. Tu, Signore, sempre vivo a intercedere per noi, dischiudi gli orizzonti del mondo intero, ove la silenziosa e sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle chiede luce di fede e benedizione di speranza. Rispondendo alla tua chiamata, possano essere sale della terra e luce del mondo per annunciare la vita buona del Vangelo. Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata a tanti cuori disponibili e generosi. Infondi loro il desiderio della perfezione evangelica e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli. Amen. Sei sceso dal